Avanti, tocca a te. Ancora tre colpi, però, eh. Dai, dai, tocca a te. Hai due colpi. Ah, capisco. Bach. Bach. Come? Beh, Bach. Come? Dicevo Bach, dicevo... E come no, ho capito. Bach, Bach e Vener riducono l'uomo in cielo. Lo perdoni, signorina. È un po' scemo, ma è inoffensivo. Ognuno di noi ha i suoi problemi. Siamo giovani e dobbiamo pensare che invecchieremo. Non è già un problema importante questo. E poi nessuno di noi è ricco. Capisco. Ma tu chi sei? Voglio dire, cosa fai oltre suonare e comporre musica? Io? Studio. Ah? Almeno dovrei studiare. Mio padre è notaio in provincia. Eh sì, se va male con la musica, va, studio notarile. La tua musica, l'ami molto, vero? Sì, scusa, sai, ma noi magari abbiamo mille difetti, ma abbiamo l'abitudine di dire quello che pensiamo. Specie quando una persona ci interessa. Allora io vi interesso. Ecco, sì, da un punto di vista professionale, certo, tu canti molto bene. Potresti essere dei nostri, la musica che noi facciamo un giorno potrebbe affermarsi e potremmo aiutare Don Leopoldo, sempre che non sia troppo tardi. Il vecchio è nei guai, vero? Fino al collo. Il guaio è che non ci vuol dire come stanno realmente le cose. Altrimenti si potrebbe tentare, che so, io potrei vendere il mio pianoforte. Ma non puoi vendere il tuo pianoforte. È la cosa più importante per te. Ma allora? Allora anch'io ti interesso. Sì! Oh, sì. Da un punto di vista professionale, naturalmente. Comunque, con nonno Leopoldo ci parlo io. A me non ha ragione di nascondere i suoi guai. Dunque... Insomma, sulla moto era diverso. Non mi guardavi con quegli occhi... Guidando era più facile. Oh, se è per questo, vieni. Dove? Vieni. Forza. Metti in moto? Metti in moto? Sì. Sali. Forza. Va meglio così? Sì. Forza, ti ascolto. Avanti, cosa volevi dirmi? Sono innamorato di te, ecco tutto, Marcella. Non è mai stato come questa volta. Perché? Che c'è di diverso questa volta? Ecco, vedi, è difficile spiegartelo, ma con le altre ragazze lo capivo fin da principio che non era una cosa seria. Con te, invece... Vedi, solo se tu lo volessi... E perché non dovrei volerlo? Ma allora anche tu... Certo, stupido. Oh, andiamo a pallona! Prego? Fatta sposare prima! Grazie! Vieni, andiamo, questo posto comincia a essere troppo frequentato. È un discorso complicato. Ma scusa, tu mi credi proprio una stupida? Ma no. Vedi, Marcella... Se difendiamo tanto la nostra baracca, non è soltanto perché vogliamo difendere, che so, un posto di ritrovo, ma qualcosa di più. E questo qualcosa di più, anche il vecchio l'ha capito, è la poesia e altre cose che non si possono comperare. Hai capito? E invece... E invece? E invece l'immobiliare le vincerà, ecco tutto. E così al posto della nostra taverna un cubo di cemento, come qui al posto di quei due pini della siepe è venuto quel palazzo orrendo. No, Paolo. Non succederà. Ah, già, come fai a dirlo? Ne sono sicura. Sì, ma tutte le circostanze sono contro di noi. Ma bisogna credere. Bisognerebbe almeno avere, non so, un segno di fiducia. Un segno di fiducia? Cosa? Ah, ma dico, vogliamo ricominciare un'altra volta? Senti... No, spiego io. Signor Paolo? Sì, mia figlia ha detto una bugia. Una meravigliosa bugia. Una bugia santa. Ha capito? No. No. Come? Non ha capito. E adesso spiego io che ci vuole. Dunque, senta Paolo. Io non sono... nonno. Ha capito? No. Uè, giovanotto, dico sveglia, eh. Ho detto che non sono nonno. Ma voglio diventarlo. Capito adesso? Ah, ma allora vorrebbe dire che io, insomma... posso... Eh già? Sì, ecco. Sarebbe come se, insomma, potete. Oh, vi do un anno di tempo, d'accordo? Beh...